Lucido e brillante, Giulio Angioni ha presentato la sua ultima fatica letteraria al Marca di Catanzaro, affrontando tematiche attuali o questioni irrisolte, rivisitate però con lo sguardo dell'antropologo. Sardo, classe 1939, professore in pensione di antropologia culturale all'Università di Cagliari, ha esposto il suo romanzo ad una platea numerosa e attenta, dal titolo Sulla faccia della terra. Una storia ambientata in un periodo misterioso e straordinario, quello del Medioevo dell'anno 1258. Si racconta di cose che ci interessano nel bene e nel male ancora oggi, il problema della convivenza di modi di vivere diversi che oggi praticamente tutta la diversità del mondo si riproduce dappertutto, anche nel paese più piccolo della Calabria o della Sardegna. Nel Medioevo era certo diverso, però le città di mare del Mediterraneo avevano già questa particolarità di essere plurietniche, plurireligiose. Il romanzo, che ha avuto un'attenzione straordinaria, tanto da essere stato tradotto in varie lingue europee, fa parte del secondo incontro di un ciclo di presentazione di libri che vuole far aprire le porte del Museo del Marche alla città di Catanzaro e alla cultura. Quello che a me interessa soprattutto a Catanzaro e in Calabria è suggerire ai giovani e anche agli amici di Catanzaro che dobbiamo riprendere in mano la nostra storia e dobbiamo essere degli ottimi testimoni, quindi saperla raccontare prima di tutto, che è quello che ci insegna il libro di Giulio Angioni. Che notoriamente non sono